giovani che volessero fare questo mestiere, ad esempio consiglia di fare come lui, che più volte è andato a fare il manuale in cantiere, prima qui a Spoleto e poi successivamente lui ha fatto un percorso di studi interrotto per dei problemi sempre di famiglia, delle circostanze, anche la professione tra l'altro viene interrotta perché in Australia lui a un certo punto ha un impegno notevolissimo, insomma da manuale, poi successivamente capoccia, comincia a fare il tracciatore di una serie di elementi d'acciaio che servivano per la costruzione o di dighe o di grattacieli, elementi che servivano per la costruzione anche di ponteggi, eccetera. Successivamente viene nominato addirittura ingegnere e quindi viene affidata anche la costruzione nel Queensland, dove a un certo punto tra coccodrilli, iguane e serpenti nasce anche Antonella Manni, insomma, no? Ecco, quindi uno si chiarisce anche delle cose, insomma, in questo racconto, no? Che Davide Manni, insomma, il capitolo, diciamo, sulla vita è veramente interessante, perché insomma anche questa scoperta, non so se tutti lo sapevano, che lei è australiana, insomma, non è italiana. E devo dire che quindi prenderei questo libro, anche ovviamente un libro che va diciamo letto principalmente dagli addetti ai lavori, no, perché è estremamente ricco, no, di disegni, di relazioni, poi adesso magari andiamo anche un po' avanti con le fotografie, e di elementi, no, che possono interessare diciamo gli architetti, i restauratori. Davide Manni, credo, come Ramaccini, che è qui presente, come lo stesso Virilli, probabilmente Gori, non so quali erano, diciamo, gli studenti di quel corso del 1982, no, sul restauro, no, che venne fatto qui con la regione dell'Umbria, che ha fatto nascere delle entità importantissime, ma non a livello locale. Insomma, la nostra esperienza, se da un lato noi siamo una città della cultura legata moltissimo allo spettacolo, eccetera, siamo anche una città dei beni culturali, no? Noi abbiamo sicuramente una situazione di stratificazione notevolissima nella nostra città, insomma, partiamo da situazioni che vanno dal VI avanti Cristo fino all'Ottocento, che sono importantissime. E ad esempio Davide Manni, all'interno della sua relazione, prende anche in considerazione i rilievi del Montiroli. I rilievi del Montiroli, che sono ottocenteschi per quanto riguarda proprio la chiesa di San Salvatore, cioè lui si giustifica questo aggetto, no, che avviene per quanto riguarda la finestra centrale dell'attico superiore. Ricordate tutti la chiesa di San Salvatore, adesso mi trovo un po' in difficoltà, però insomma cercherò di trovare una facciata, perché ovviamente prima passa il Duomo, la cappellina Eroli, altro intervento di restauro estremamente. Allora, vedete, no? Praticamente quella finestra centrale, no? Come dice Davide Manni, non è una finestra con un arco, insomma, ma ha un architrave sagomato ad arco, che è monolitico, pesa 2,5 tonnellate, e diciamo nel tempo, sia per questi svuotamenti che c'erano stati in facciata, praticamente nella parte terminale era stata realizzata una sorta di campanile a vela, sostanzialmente, insomma, all'interno della sagoma della chiesa, quindi c'erano stati dei svuotamenti, per chi conosce questo processo di ricostruzione della chiesa, insomma, abbastanza, e soprattutto questi splendidi disegni del Montiroli, che sono conservati al Palazzo Mauri, alla biblioteca cittadina. E prende in considerazione, dicevo, anche quello che era stato il rilievo precedente. Dice una cosa fondamentale, ad esempio, per quanto riguarda il rilievo scientifico, che
non si può fare un rilievo scientifico fatto come si deve se non c'hai ad esempio il palco, se non c'hai la possibilità di analizzare anche la lesione dal punto di vista anche dello svuotamento delle malte, della situazione della malta, della situazione del concio, di quelle che possono essere micro lesioni che si trovano. E questo architrave centrale, insomma, che trovate qui sopra, questo architrave sagomato di 2,5 tonnellate, aveva avuto uno spostamento di qualche millimetro in avanti. E Davide Manni, così come poi ha fatto per l'architrave di sotto, cioè quello del portale centrale, e per tutte le strutture, perché come vedete questa è una foto storica dove ancora le porte laterali sono murate, no? Adesso invece le porte laterali sono riaperte. La complessità che ebbe questo restauro era sicuramente particolarmente centrata su quelle che erano appunto le lesioni nelle aperture. E in questa circostanza, come poi vedremo, insomma, è un sistema che l'acciaio che viene utilizzato molto spesso anche come non solo come consolidamento all'interno del progetto, ma anche come struttura, come macchina. Stava crollando, sia la parte centrale si era divisa in tre conci sostanzialmente, una sorta di concio di chiave molto ampio, e per questo spostamento che era avvenuto sulle reni sostanzialmente di questo arco della finestra centrale. Per quanto riguarda invece la situazione che noi vediamo come situazione monolitica così d'aspetto dell'architrave centrale, del grande portale centrale, lì invece la situazione è estremamente complessa, perché noi abbiamo un grande elemento in pietra che poi è conservato all'interno della Fondazione Cassa di Risparmio nel suo calco, perché è un riuso, anche questo è uno spoglia, come tutto quello che noi troviamo all'interno della Chiesa di San Salvatore per tutta il suo interno e soprattutto per l'area presbiteriale. C'è un riuso di un cassettonato in pietra con rosette che viene rovesciato e viene riscolpito completamente. C'erano state una serie di lesioni sia sulla pietra del fronte che sulla pietra del controfacciata, come dice David, e quindi c'era la necessità di consolidare l'architrave praticamente subito sopra l'arco di scarico che si trova al di sopra del portale, e quindi lui mette un contrasto di putrelle, fa una sorta di ulteriore portale parallelo a questo. Ecco, questa è l'immagine. Bellissima. Ecco, qui abbiamo praticamente tutto il quadro fessurativo che vedete, insomma, adesso diciamo sostanzialmente dopo il restauro la situazione dell'architrave con girali con croce albero al centro è sostanzialmente tutta compatta. Nel tempo c'erano stati anche una serie di restauri non proprio efficienti, ma tra l'altro utilizzando addirittura una traversa del treno, no, per quanto riguarda la parte dietro. Quindi capite che per chi in qualche maniera ha vissuto, no, anche sia il percorso della storia di questa chiesa, ma anche dal punto di vista della conoscenza attuale, quello che Davide Manni, la Fondazione Cassa di Risparmio, la sovrintendenza, perché in questo lavoro c'è un lavoro d'équipe notevolissimo sia dal punto di vista del finanziatore ma anche di tutte le figure che sono all'interno, compresa Giordana Benazzi, che racconta questo restauro all'interno del volume della Fondazione Cassa di Risparmio. Due anni indietro. Vado indietro? Eccolo, vedi? Vedi, c'è lo No, qui però parliamo dell'architrave superiore, no? Quello sì, della chiesa. Della parte sopra, vedi? Sì. Quello sotto è come era spostato. Sì, cioè praticamente, ecco, vedete che c'è questo aggetto, questa rotazione della pietra per quanto riguarda la parte, ritornando alla si vede lì a sinistra, lì. Ecco, tra l'altro, insomma, in questa foto, no, vedete anche questo
bellissima cornice, no, che si trova sulla parte superiore dell'arco, e tutto questo sta all'interno di una situazione monolitica, sì, no, che vedi, pesa 2,5 tonnellate. Lo spacco si vede benissimo in basso lì. Sì, sì, quello sì, era sì. La parte. Sì, sì, e ci stava già un abbassamento. Quella sopra, a destra, no? E quella sopra. E quello lì, sopra lì, si vede proprio come era spostato. Sì, qui c'è una sorta di scentinatura poi, tra l'altro, sì, no? Che era una scentinatura in legno che avevano messo proprio provvisoriamente per evitare che ci fosse lo scivolamento, sì, di questo concio centrale, sì, insomma, sotto di questo si vede lo concio in chiave. Com'era, vedi? Sì. Ecco, poi lassù si vede lo stesso e sotto si vede come è fatto, rimesso in... No? Sì, sì, nuovo, sì, no? Quella parte lì, ecco lui. Allora passo adesso all'altro architrave, insomma, ecco. Passo all'altro architrave, ecco, e qui praticamente noi abbiamo anche qui un quadro fessurativo evidentissimo, no? Con queste, voi pensate ad esempio che questa tanto non monolitica, tra l'altro, e ha dato anche delle notevoli scoperte, perché e qui credo che sia stata trovata la ciotolina con le ossa di coniglio, no? Quella che poi è stata analizzata al carbonio e che in qualche maniera prova, no, anche il periodo storico della Chiesa. Cioè, ecco, e su questo, se mi permettete, un piccolo capitolo, insomma. Allora, siccome io mi sono dato una bella confusa, insomma, sia sull'articolo Ti pensa bene con la Letizia Paniermini rispetto alla descrizione generale di questa chiesa, e allora vi mostro quali sono praticamente i volumi che trattano, no? Faccio anche un confronto perché ho una proposta da fare, insomma. Quindi, allora, questo è, diciamo, il terzo volume editato adesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio, dove all'interno, dopo il Pardi, no, c'è una considerazione generale di diverse figure. Manca Davide Manni, ma Davide Manni ha fatto poi il suo libro, no, come discorso, proprio dal punto di vista di quello che è successo da direttore di cantiere, eccetera. È uno splendido cofanetto, non l'ho portato tutto perché è estremamente pesante, dove trovate praticamente tutta la parte della situazione intorno alla Basilica di San Salvatore. Questo invece è un volume che il Comune di Spoleto, prima o poi speriamo presenti, sarebbe praticamente il volume della candidatura UNESCO, ovvero in questo volume ci sono praticamente tutte le considerazioni che sono state fatte all'interno del percorso che c'è stato in candidatura, quindi anche dal punto di vista di confronto tipo morfologico di queste strutture che sono sparse dall'Italia, da Castelsepio Torba, Cividale, Brescia, Spoleto, Campello sul Clitunno, una grande relazione ovviamente tra Campello sul Clitunno, eccetera. Non ho portato Emmerich perché so due volumi giganteschi, però Emmerich all'interno, diciamo, un libro completamente in inglese fatto dallo Pomona University, no, che fa le considerazioni sul San Salvatore del Clitunno, no, quindi sul piccolo tempietto, fa tutte le considerazioni e mette in confronto l'apparato decorativo dal punto di vista di quello che sta lì al tempietto con quello di San Salvatore, che è abbastanza evidente, no, quello che sta in frontone e quello che si trova sui tre architravi di San Salvatore. Allora, in tutto questo io ho trovato delle situazioni un po' confuse e discordanti tra gli storici che hanno scritto intorno. Poi, in questa ultima parte, ovvero siamo nel terzo tomo della situazione, troviamo un lungo ragionamento di Pensabene con Letizia Pani, poi tutte le considerazioni che fa invece Giordana Benazzi, con la quale Davide ha lavorato non solo qui ma in tantissime altre circostanze, soprattutto all'interno di... Lo chiamava anche per dei consigli, insomma, sostanzialmente. Poi, eravamo amici, insomma, eravamo. Giordana Benazzi ha seguito anche tutti i lavori di Santa Maria, del Duomo, e l'ultimo lavoro che non viene fatto dalla Tecnireco, non so se era la Copec, quello della Cappellina. No, quella della Cappellina Eroli, dici di no. Non lo so. Dici che è una ditta soprintendenza, quindi non so se era. Chi era? L'importante era Tecnireco anche all'interno. Parliamo della copertura, non parliamo del restauro pittorico, noi parliamo della copertura in questa circostanza. Ecco, no, perché credo, allora qui si dice. La copertura intendi, la copertura di tetto?
parliamo del tetto con lo svuotamento della scala che va sulla tribuna e che viene sostituita da Davide Manni proprio per dare la possibilità di scarico delle putrelle che vengono messe sul tetto. E quindi c'è un'invenzione, c'è una raccomandazione all'interno del libro da parte di Davide Manni, perché dice in questa situazione dice state attenti a non togliere la scala, dice, o comunque se la dovete togliere la scala dovete fare la considerazione, perché la scala è diventata strutturale. No, praticamente è una scala che serve per andare in tribuna, però se uno dicesse ah questo lo svuoto, questo ambiente, tolgo la scala, può venire giù praticamente la parete di San Girolamo. No, quindi c'è questa considerazione. Parliamo della Cappella Eroli, ma parliamo della copertura. Ecco, sì. Parliamo della copertura, della parte di qua praticamente, della situazione. Poi magari quando ci arriviamo faremo questa considerazione. Tornando su San Salvatore, su quanto è scritto su San Salvatore, allora io ho trovato delle considerazioni per quanto riguarda Donatella Scortecci, Pensa Bene, Letizia Pani Ermini, Jason Emerick, che sono, diciamo così, da rimettere in ordine. Allora, visto che diciamo scritta Manent, sicuramente invitando anche Davide Manni che ha toccato le pietre, insomma, ha pulito, no, le croste, ha reintegrato con Malte, eccetera, insomma, e conosce San Salvatore in una visione lenticolare, insomma, e anche dal punto di vista della vita e dell'organismo San Salvatore, ma anche della macchina strutturale San Salvatore, sarebbe molto interessante fare un confronto, una bella tavola rotonda, intorno a tutti questi scritti, no, che sono, diciamo, un bel corpus dal punto di vista della dimensione, e fare delle considerazioni in questa tavola rotonda, si potrebbe anche fare in San Salvatore, no, proprio rimandando e quindi mettendo insieme a tutto questo corpus ovviamente anche questo lavoro di Davide Manni, che è corredato tra l'altro anche di quelli che sono gli elementi strutturali, eccetera, che vanno ad agire direttamente su San Salvatore. Perché per quanto riguarda ad esempio questo architrave viene smontato, tirato via, vengono inserite delle barre d'acciaio ad aderenza migliorata per tutta la sua lunghezza, vengono messi una serie di tiranti, viene fatto un lavoro praticamente di ripristino completo, ma soprattutto viene tolto tutto il materiale di restauro incongruo che era stato fatto nelle varie epoche. No, quindi è un intervento, quello che poi tra l'altro considerato... Si vede lì che, ecco, che crollava tutto. Sì. C'era una... Si è salvato tutto con questi qui, tutti questi ferri. Sì. No, con questi, vedi. No, perché all'interno praticamente, no, questa è la sezione, no, certo per dei tecnici magari è più facile, per altri è un po' più difficile, no? Praticamente sono stati inseriti, vedete, una serie di barre d'acciaio, no, per tutta la lunghezza, quindi noi vediamo pietra, però è stata inserita invece una barra d'acciaio al ripristino proprio anche dell'unità praticamente estetica e storica del monumento. E anche questo qui in più. Ah, ecco, le due putrelle, perché praticamente cosa fa? Allora, lui praticamente mette, due UPM questi, no, che vengono messi da 160, allora lui praticamente mette una struttura, no, in ferro più alta, subito sotto l'arco di scarico. A quel punto ha messo in sicurezza praticamente tutta quanta la facciata, no, con questa struttura che viene fatta sia all'interno della facciata che sul davanti della facciata. Cioè quello teneva tutto quanto, tutte le cose, i pesi, si appoggiavano su quelle cose lì. E quelle vengono fissate ovviamente all'interno della muratura. No, poi successivamente c'è così la libertà di muoversi per quanto riguarda gli architravi, che sono praticamente una sorta di paramenti a sacco di materiale, diciamo, che lui trova all'interno, tra cui anche questa ciotolina che vi ho detto, insomma, alla quale è stato fatto il carbonio 14. All'inizio si pensava, no, fossero delle ossa di martire, no? Invece sono delle ossa di coniglio, evidentemente la colazione di un muratore, insomma, no? Che ha lasciata lì, no? E diciamo con tutta la robetta gli mettevano dentro, sicuramente è così, insomma, quindi queste ossetta di coniglio alle quali è stato fatto il carbonio, e quindi ci fa anche risalire su una probabile
data certa per quanto riguarda almeno la posizione dell'architrave di epoca longobarda. Ma il chi è che chiede che non capisco? Ah, ciao! Ma siamo VI-VII, no, per quanto riguarda, però la, come dice anche Davide e come dice anche Donatella Scortecci e come dice anche Pensa Bene e Letizia Pani, la Chiesa di San Salvatore e tutta la complessità di Colle Sciciano, la Chiesa di San Salvatore praticamente già esisteva. No, probabilmente, come dice anche Davide Manni e come dice anche il Salmi, insomma, è una chiesa di impostazione del IV-V, no? Che poi successivamente un'elite longobarda, ma questo lo capiamo anche dagli stucchi che lui tra l'altro, no, anche quelli cita all'interno, e che ci sia una ricomposizione generale della Chiesa di San Salvatore, perché precedentemente a questo restauro della Fondazione Cassa di Risparmio erano stati fatti anche notevoli scavi anche dallo stesso Ward Perkins all'interno della Chiesa di San Salvatore. E quindi si erano riscontrate delle strutture precedenti. Ora, noi siamo in un luogo da terremoto continuo. La stessa Chiesa e tutti gli elementi, diciamo anche decorativi della Chiesa, hanno delle lesioni che sono delle lesioni dovute a tutte le situazioni di terremoto continue. È probabilissimo, anche per la dedicazione, che non è solo questa, perché c'è anche Santi Concordi e Essentia, però tutti dicevano, dice, questa è una chiesa che comunque ha una pianta, che è assolutamente paleocristiana, e ha una derivazione siriaca. Noi diciamo da sempre che i monaci siriaci a Spoleto ci arrivano praticamente dal IV e V a Spoleto, ed è assolutamente possibile che un'elite longobarda, che a quel punto, quando vengono qui a Spoleto, non sono più i longobardi di Nocera Umbra assoldati per combattere i goti, no, sono longobardi che ci hanno avuto uno sviluppo, una contaminazione classica passando per tutta quanta l'Italia, e quindi sono longobardi che hanno già un livello superiore. La stessa iscrizione agli angeli, no, che si trova sul tempietto, testimonia comunque già un avvicinamento alla scrittura. No, perché purtroppo questo popolo, il grande problema che ha è che non scrive, no? Il fatto, diciamo, l'unica storia Langobardorum viene fatta da Paolo Diacono, discendente ovviamente dei Longobardi a Cassino, su ordine di Carlo Magno, e lì noi abbiamo delle notizie e sappiamo, ad esempio, per quanto riguarda Spoleto c'è la citazione di San Sabino, no? Che arriva questo condottiero, dice, questo è quello Ariulfo che mi ha aiutato in battaglia, e vede l'icona di San Sabino all'interno. L'unico fatto che viene citato, no, se non per situazioni territoriali all'interno della storia, non viene citata la chiesa di San Salvatore all'interno di Storia Langobardorum, ma la chiesa di San Sabino, per esempio. No, ma San Sabino era sicuramente una chiesa del IV-V come discorso, come lo era i Santi Apostoli, insomma, cioè Spoleto dal punto di vista dell'importanza della sacralità è un territorio che tutta la cristianità arriva subito da Roma, proprio prendendo questa Flaminia, no? E invade praticamente tutto il territorio, ed è assolutamente probabile, se noi abbiamo una San Pietro in Valle che è Pantheon dei Dughi, dove insomma di materiale longobardo è rimasto unicamente l'altare di Orso, ma diciamo tutta l'impostazione anche di quella grande abbazia è una situazione comunque di grande livello culturale, comunque di grande dinamismo culturale. E questa situazione, ma non, cioè io non sono l'addetto storico che fa i discorsi, e ho portato questi studi con me oggi, mettendo, diciamo, in primis tra l'altro, no, questo di Davide Manni sopra, perché Davide Manni ha, diciamo, toccato le pietre, e lui ci dice che ci stanno gli stucchi all'interno di San Salvatore. Noi pubblico, se non te lo indica qualcuno, perché stanno subito sul retrofacciata o nel presbiterio, non lo sai, mentre invece lui con il palco eccetera lì ha toccato le malte, ha sentito le cose. No, e quindi questo è un documento estremamente importante all'interno
no, sia l'articolo di Pensabene che di Letizia Pani, ma anche di Giordana Benazzi come direzione dei lavori. Quindi diciamo questa storia non va letta a differenza di come si legge un libro per capitoli, no? Va letta per confronti, no? come discorso. Ora, se la data precisa della Chiesa non c'è, non c'è la data precisa della Chiesa, non c'è la data precisa del tempietto sul ritunno. No, sono sicuramente luoghi già sacri, perché se noi ipotizziamo che l'accezione comunque di Montelupo come luogo sacro, insomma, è abbastanza recente, no? come situazione, siamo intorno al 1000-1064 che si dice, insomma, di questa presenza, diciamo, sacra a Montelupo. No, tutti guardiamo quella stele come qualcosa di vero, invece viene dalla zona di Piccica, insomma, no? Perché c'era tutta una serie di boschi sacri anche nella piana. E il Montelupo è sicuramente un luogo tra i più sacri, insomma, con grande sacralità dal punto di vista francescano, eremitico, eccetera, eccetera, ma Colle Ciciano è quello sicuramente più sacro ai Longobardi, perché non solo c'è San Ponziano, no? E in San Ponziano ci sono degli elementi altomedievali, non solo c'è San Salvatore, ma in capo, proprio subito dietro la villa dei Maestri Pieri, ci sta San Michele Arcangelo, che è uno dei luoghi del primo battesimo, dove ci sta una sorgente d'acqua, ed è un elemento che caratterizza Colle Ciciano sicuramente come il colle almeno più sacro ai Longobardi. Quindi questo elemento di grande espressione monumentale che viene fatto in San Salvatore è molto importante. Ora, su San Salvatore poi, diciamo, il Davide Manni, Paolo Virilli e tutti gli altri hanno lavorato, no, in una dimensione che è contenuta all'interno della Chiesa. C'è un assoluto bisogno che ci si spinga anche oltre. Però loro non c'avevano questa qui, di lavoro, insomma. Virilli. Loro... Di che parliamo, di Virilli? Di tutti. Dipingevano, facevano la pittura e ci stava unicamente a Crocetta. Questo non c'entra niente. Ecco. Certo, certo. È tutta un'altra cosa. No, ma questo va distinto come discorso, certo, certo. Cioè un altro lavoro. Sì. Per esempio, questo che vedi lì, no? Come è estremamente interessante l'elemento questa infondazione, non so se loro... dal punto di vista della conoscenza anche degli spolia, perché sì. Quell'elemento, questa infondazione, per chi l'ha visto, no, che è un elemento in resina, è stato fatto dopo che lui ha smontato l'architrave, no, tu vedi tutto il retro, che è tutto interamente scolpito. Insomma, è come un po' il martirio di San Biagio, no, che è stato fatto dalle colonne, quello che sta sulla Rocca Bornoziana. Insomma. Vedi qui, per esempio, adesso non so qui se puoi farlo vedere, che sì. Queste qui sono le parti sì. Più pesanti. E no? Che sai, è un po' sfogatino. Sì, purtroppo sì. Qui si vede benissimo. Ecco, qui c'è tutta quella struttura che abbiamo detto prima, no, all'arco di scarico, tutto il sostegno prima dello smontaggio. E quello è stato tutto? Bisogna dire che i disegni sono stati fatti tutti da lui. Ecco, anche questo è importantissimo, anche perché... Sì. No, ma questo non solo in questo caso, credo anche su Alberto Sozio, no? I disegni sono sempre tuoi, anche diciamo, rilevatore anche delle croci, insomma lui diciamo, ha progettato anche quel sistema di ribaltamento per quanto riguarda la croce d'Alberto Sozio. Insomma, ecco. Ecco, vedete, qui si vede bene però, tutto il portale, no, che scarica sotto all'arco di scarico superiore. No? E quindi la possibilità dello smontaggio della parte inferiore. Quello piccolo lì, no? Lì, sì. È di qua, è quello nero, cioè d'acciaio. Sì. No? Cioè sarebbero praticamente quelle che vedete qui, no? Sono questo, no? Tutto questo qua è la, di là è la parte... si vede di qua più piccolo, no? Sì, poco, sì, così sì. Si capisce. Qui vedi il... Torno indietro? Sì. Ecco, vedi, quello lì per salvarlo, per poter lavorare sulla parte di sotto, sì. Vedi di fronte che cosa aveva fatto tutto d'acciaio. Ecco, lo vedete qui, guardate, qui si vedono le persone, sì. No? Quindi l'impalcatura sul davanti, e qui avete l'architrave, praticamente quello con la mensola, e già è stato smontato, che è uguale a quella a destra, smontata la parte superiore. Visto di fronte. Sì. Visto di fronte. Ecco,
Ecco, queste invece sono le barre d'acciaio che vengono messe, no, a tenuta di tutti gli elementi che saranno staccati di questa grande piastra di marmo che sta sul davanti, poi ce n'è uno sotto e uno dall'altra parte. Sostanzialmente era successo praticamente anche per l'inconsistenza del sacco, no, perché che non reggeva, no, ma erano rotti. Poco prima non c'era più un architrave, sostanzialmente. Poco prima c'è il disegno di quelli lì tutto spaccato, no? Sì, sì, sì. Se tu torni indietro. Ma l'hanno visto, eh? Sì, beh, per fargli vedere. Sì. Ecco, anche ecco, qua. Era tutto rotto così. Ecco. Vedete tutti gli elementi, insomma. E, no? Quello, e questi anche sono disegni, diciamo, di. No, al di là, vabbè, delle tante informazioni che Davide mette, tra l'altro un'altra particolarità del libro, che il libro è in inglese e in italiano, no, quindi è bilingue, ed è un, insomma, anche per questo, no, un altro merito, perché di solito un libro scientifico. Quindi so, vedi, per salvare quei ferri che sono messi. Questi sarebbero praticamente, no, questi ferri che vi ho detto prima, d'aderenza migliorata, che connettono, no, attraverso un'operazione proprio di rimontaggio, e poi viene scavato, ecco, qui vedete le barre che vengono messe e con questa malta epossidica vengono fissate, insomma, all'interno della. Perché crollava. E questi sono i due pilastri laterali della porta, no? Con le varie lesioni anche in questo caso. Ecco qui anche, vedete, il sistema di consolidamento praticamente non scarica più sulla pietra, ma direttamente sul ferro, sull'acciaio che si trova all'interno di questo bauletto, ecco, lo vedete anche in questo caso, e qui ci sono tutti gli elementi di acciaio che vengono inseriti all'interno della. Poi è molto interessante anche vedere tutti i richiami. Ecco, qui ci sono, diciamo, una raccolta dei lavori. Allora, torniamo, diciamo, gli altri elementi molto importanti del libro per quanto riguarda il restauro. Dicevamo, uno è la cappellina Eroli, no, dove c'era praticamente una difficoltà a far scaricare direttamente questa putrella, perché si trovava sul passaggio praticamente delle due cappelle, no, proprio nell'arco vicino a San Girolamo, adesso se lo ritrovo ve lo faccio vedere, e praticamente in quella circostanza l'intuizione è quella di mettere una scala, e questo però mi piaceva anche leggerlo, perché Davide Manni dice una cosa, ecco. Allora, Cappella Eroli nel Duomo. Allora, dopo. No, in italiano, perché. Allora, alla fine, in grassetto, come vedete, no? Alla fine del capitolo sulla cappellina Eroli, in grassetto, no, Davide Manni dice: rischio di crollo. Prefigurando un prossimo intervento, va tenuto presente che, eliminando la suddetta scala in acciaio che puntella la parete, la cappella Eroli potrebbe rischiare il crollo. No, quindi, insomma, capite che il libro, cioè anche il documento scritto rispetto a quello che è stato, diciamo, il vissuto all'interno di questo percorso, insomma, su tanti monumenti, no, della città, è molto importante. Poi credo di non aver fatto la scansione per quanto. Bisogna spiegargli, perché se no. Allora, spieghiamo. Cioè, spiegaglielo. Quella parte a sinistra, sì? Potrebbe crollare. Allora aspetta che prendo però la parte, ecco. Se trovo, ecco, allora sarebbe praticamente che lo scarico di questo elemento che sta in copertura va proprio su un vuoto, e va su un vuoto in chiave. Allora, intanto è stata messa praticamente una doppia putrella T in maniera tale che non scaricasse direttamente sulla chiave, ma oltre a questo, siccome c'erano praticamente 70 centimetri di muro qua dietro, e qui dietro c'è la scala, lui ha rinforzato la parete mettendo questa scala in ferro che sale fino alla tribuna, sostituendo quella che c'era prima in legno. A questo punto praticamente le forze che scaricano dall'arco non scaricano più su 70 centimetri, ma bensì su un paio di metri. No? Quindi, togliendo questo, si potrebbe ritornare ad una situazione di collasso.
Ecco, qui vedete, no? Ecco, qui è come praticamente stavano operando, no? E se non si fosse riempito qui, si scaricava praticamente tutto quanto su questo piccolo muro da 70 centimetri. Ecco, questa è la Cappella Eroli. Però nel Duomo altri suoi lavori anche, no? Oltre vabbè, al discorso sozio, che è un altro discorso insomma, da fare. Non so, l'avete più visto voi, Alberto Sozio, dove sta messo adesso? Perché adesso sta nella Cappella dei Vescovi, e invece all'inizio stava nella cappella laterale sulla sinistra, quando si entrava ci stava la possibilità insomma, di goderne la croce. Adesso è stato spostato dall'arcivescovo nella Cappella dei Vescovi, praticamente quella verde, no, che sta vicino alla tomba del Lippi, insomma, su in fondo, no, prima del transetto sostanzialmente, ed è praticamente claustrofobico come ambiente, insomma, e non c'è il godimento. E allora forse, dicevamo con Davide e con Antonella, il giorno che ci siamo incontrati, il primo giorno che ci siamo incontrati sul libro, no, che al di là, vabbè, che sarebbe molto bello riportarlo dove stava, ma forse è addirittura meglio riportarlo dove stava in origine, insomma, no? E così potrebbe essere, insomma, comunque un godimento anche di quella meravigliosa chiesa che è Santi Giovanni e Paolo, insomma. E quindi questo potrebbe essere un elemento insomma, che riconferma insomma, anche quella che è l'importanza, no, di quella chiesa. Dove ci sono gli affreschi di Sozio? Sì, tra l'altro. Dove ci sono gli affreschi di Sozio? Quindi l'idea, insomma, se lo riuscissimo a proporre come, anche come città, insomma, perché voi andatela a vedere. Andatela a vedere perché è veramente, diciamo, costretta lì. No? È al buio. Cioè... Io su questo, se volete, se permettete, vorrei prego. Dire qualcosa, perché questo è stato, credo, anche un malinteso che vorrei chiarire un altro, per tutta anche con Davide. Questa vicenda dello spostamento è legata agli ultimi interventi legati ai finanziamenti del terremoto. Ah, no, è momentanea, quindi, dici te? No, noi ci occupiamo ultimamente della sala del Gloriaferte, Sacramento, Santissima Madonna, e anche tutto il funzionamento di quella che spero possa essere riaperta come fase trecentesca, che ancora in Duomo non è presente, che è quella di Sant'Anna. Mm-hmm. E in quell'occasione, siccome l'altro, voglio dire, occasioni per la vita ci sono molto importanti, secondo me proprio come capacità di fare più corpo in termini di cittadinanza e di ragionare proprio sul pezzo. E gli è venuto fuori come bene, perché poi in Duomo ci sono state tante situazioni che oggettivamente apparentemente sono interessanti, ma che io per esempio non condivido, come per esempio decorticare la controfacciata, come tante modifiche che comunque sono state apportate anche per l'ultima fase costruttiva del Duomo che riguarda soprattutto la parte. Ora, questo è un mio parere solamente personale. Beh, è anche il mio però. Io da tempo, sarà personale. Da tempo sono convinto, e detto da me sembrerebbe abbastanza strano, che gli oggetti, i beni culturali nascono anche come oggetto di culto, e bisogna avere grande rispetto, soprattutto quando la collocazione all'interno di luoghi su cui questa cosa si propone. Siccome la mia ormai storia è un po' lunghetta, mi è capitato che in nome delle famose istanze storiche o istanze estetiche abbiamo tolto anche figure della Madonna, eccetera, no? E i religiosi non trovavano nemmeno l'oggetto, il nome di un rifacimento che andava in qualche modo tolto. Io su quello. Ora, secondo me l'unica cosa al di là, stiamo parlando di un'opera straordinaria che c'è. La cosa che andava salvaguardata, secondo me, di quell'operazione era l'oggetto, la macchina, l'unico oggetto di, come dire, frutto anche dell'intelligenza e della qualità, perché la decisione potrebbe essere anche, no, di ispirazione per, magari per un film, per un telefilm, perché veramente è una vita, no, molto carina. Io avevo fissato dei punti che adesso quando ritrovo, perché c'è tutta una parte mista
nel libro sia di documentazione di documenti. Sì, eccolo, arrivo adesso, eccolo qua. Allora, il famoso meccanico autista della cosa, perché lui ha detto, dice, io scrivo anche i nomi, dice, per quelli che dell'età mia se lo possono ricordare. Allora, papà si chiama Zeno, papà suo, no? Papà si chiama Zeno, e poi lui ritorna dall'Australia perché sta male mamma, vero? A un certo punto, no, sta male mamma, e tra l'altro lui voleva proprio diventare ingegnere nautico, non ci aveva intenzione, perché proprio questa viserbella, no, dove lui era andato, lo avevano mandato al mare, su una colonia, no, che papà evidentemente era dipendente, non so di cosa, e quindi era andato su questa colonia marina, e a Viserbella, vicino Rimini, vede sto mare, sto orizzonte, eccetera, e lì progetta il pedalò, fa proprio un disegno di lui bambino con sto pedalò, eccetera, eccetera. E questa è, insomma, una cosa. Il padre si chiama Zeno, e praticamente lui inizia il liceo scientifico facendo proprio un discorso di una carriera che poi l'avrebbe già della carriera di studi, perché già da bambino voleva fare pedalò, insomma, era abbastanza determinato. Tra l'altro lo dice proprio qui, dice, poi lo fanno, no? Quindi e a un certo punto praticamente durante l'estate c'è Davide questi, sì. Durante l'estate, cioè quando ci stava l'interruzione della scuola, va da Montani. E chi era Montani? Allora Montani praticamente era il fotografo, no? E quindi lavora dal fotografo Montani, poi da Franchi, che era l'orologiaio, e sto famoso Benito, meccanico, che gli guasta anche la parte, no? Che era anche l'autista dell'ambulanza, no? Quindi faceva sia il meccanico che l'autista dell'ambulanza. Dovete sapere che poi al ritorno dall'Australia, insomma, non è, in Australia lui aveva guadagnato bene, no? E fa anche un albergo, no? Che è praticamente il Charleston, l'albergo dove Manni, tra l'altro lì trovo un altro longobardismo. Ah, ecco, qui ci sta praticamente il Rossone, tutti gli elementi strutturali del Rossone, eccetera. Aspettate, perché se lo trovo ve lo voglio mettere, perché c'è un longobardismo, perché lui praticamente credo che sia il primo siamo nel 1965, quando tu ritorni dal 63, poi hanno fatto il restauro dell'albergo insieme ad Alberto Mariani, e quindi hanno aperto nel 64. Mi sembra che 65 dica il libro. 65. Ecco. Quindi c'era ovviamente stata già la mostra del 62. No? E il simbolo dell'albergo Manni, adesso se lo trovo, speriamo che ce l'ho messo, il simbolo dell'albergo Manni è il Teo de Labio, no? Quindi, tanto per rimanere, insomma, in tema longobardo, abbiamo iniziato con San Salvatore, no? E chiudiamo con Teo de Labio. Vedete che tra l'altro, insomma, è tra quelli più carini dei simboli di Teo de Labio che io ho visto in giro, è anche uno dei più moderni, perché diciamo sfrutta la sua sagoma e poi anche la sua ombra, no? Probabilmente hai disegnato te questo. Sì, sì. Beh, certo, mi sembrava che... Michele Rosi era tutto un casino, No, ma il Teo de Labio va in Sì, sì, no, ma... Sì, ma com'era? Forse se ricorda com'era. Dice Manni che la sera andavo a scuola di inglese. Durante la prima giornata di lavoro riuscii a capire che qualcosa sapevo fare e mi proposi come tracciatore. Noi siamo in Australia. Lui all'inizio fa il manovale e poi si propone come tracciatore. Tracciavo su enormi lastri d'acciaio disegni di elementi particolari che, ritagliati, venivano montati su grandi costruzioni metalliche, ponti e grattacieli. Venne apprezzata la mia precisione. Dopo una decina di giorni diventai capoccia. Così gli emigranti italiani chiamavano il capo operaio. Continuai a progredire e mi affidarono diversi piccoli progetti da realizzare con una squadretta di 12 operai specializzati. Passarono 6 mesi, avevano costruito un ponte d'acciaio, un forno sottoterra per il riscaldamento dell'acciaio, stavamo costruendo un piccolo grattacielo, 20 piani, e stavamo già al tetto.
ma un giorno, che fu molto importante per me, mi fui chiamato dal presidente della Transfield, giusto? Mister Belgiorno, era italiano, che mi trasferì nel nord Queensland. Mi ritrovai in un cantiere nella foresta pluviale, in mezzo a coccodrilli, serpenti, iguane, pappagalli e canguri, termiti, dove nacque anche la mia prima figlia, Antonella. La seconda invece, Daniela, che sta giù in fondo, è nata qui a Spoleto. Ecco. Ho lavorato spesso con Paolo Virilli, che considero il migliore restauratore italiano di opere pittoriche. Abbiamo realizzato restauri di altissimo livello su diversi generi di opere d'arte e monumenti importanti a Napoli, Roma, Orvieto, Perugia, Assisi, Spoleto, Larino, Macereto e Stoccarda e in altri luoghi. Il restauro della Basilica di San Salvatore, che ho progettato e poi eseguito, ha partecipato al concorso di restruttura al Lingotto Fiere di Torino nel 2003. Fra i tanti progetti presentati è stato giudicato il miglior restauro, vincendo il primo premio. Questo è stato l'ultimo restauro che ha concluso la mia vita di geometra. Sono arrivato così alla pensione e ho dovuto affrontare il problema della noia. Questa volta però non ho ricominciato da manovale. A 73 anni mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza di Roma. Dovevo perfezionare gli studi ed arrivare alla laurea per concludere con la scuola, ma la curiosità e lo studio continuano a corteggiarmi. Il mio relatore per la tesi, professor Luigi Sorrentino, ed un grande amico Stefano, mi hanno regalato per la laurea un gigantesco e sostanzioso volume su Leonardo da Vinci. Certamente avrò da fare. Durante il corso universitario poi ho aiutato nella preparazione di progetti di restauro diverse persone, ottenendo in cambio affetto e simpatia da parte di allievi e professori. Spero che questo libro possa aiutare chi ne ha bisogno e spero anche di poter continuare. Davide Mignone.